Pace a te, anche stamattina siamo insieme ed è veramente bello poter restare un poco insieme. Per una cosa molto importante, per leggere la parola del Signore. Perché quando noi ci avviciniamo alla parola del Signore con un poco di interesse, ogni volta che la leggiamo, ogni volta che ci entriamo dentro, scopriamo le ricchezze del Regno di Dio, ma in un modo speciale. Perché ci parlano, danno le risposte ai nostri cuori, si allarga, prende tutto quello che abbiamo dentro e lo ravviva. Collega, lo Spirito Santo collega quello che abbiamo, ci ricorda quello che c'è, ci fa scoprire cose nuove, ci parla del passato, delle esperienze, degli interventi di Dio, del presente, le promesse future, il cielo, la gloria di Dio, tutte cose che vivono in un contesto così piccolo come in 70 kg di carne, in 50 kg di carne, in 30 kg di carne, dipende l'età che tu tieni. E' è una meraviglia quello che fa il Signore. La differenza molte volte noi non la riusciamo a spiegare. Che vuol dire? la nuova nascita e chi non è nato di nuovo. Ci sono delle piccole spiegazioni che ci aiutano, però non si riesce a fare più di tanto. Quando noi siamo senza il Signore, senza la nuova nascita, siamo delle persone spente, cioè siamo un cimitero ambulante, gente che si muove nell'ambito di un circolo che quello sotto, come sotto copertura, e che oltre non si sa perché non si oltrepassa quello zono che ci mantiene chiusi. Ti voglio dare un esempio: vedi, questo è il cellulare che avevo prima. Ci telefonavo, parlavo, potevo comunicare. Quando telefonavo mi conservava solo 12 chiamate, le ultime 12. Avevo una memoria che più di tanto non aveva, eppure era uno già del tempo che era uno dei migliori. Se volevo, se volevo ricordare quante chiamate eh, avevo fatto, alla tredicesima non c'era più. È così limitato, ma non perché è piccolo perché ce ne sono altri ora moderni che sono molto più piccoli di questi, ma contengono molto di più. Quando mi arrivavano dei messaggi, oltre a 6-7 messaggi, se arrivava un messaggio un poco grande, me lo spezzava e lo ricevevo a pezzi o non lo ricevevo proprio. Ma era il meglio. Questo era uno dei buoni, dei migliori ha ah, un sistema che riceve solo attraverso le onde magnetiche, solo attraverso un sistema che è già, era già buono. Quando ho preso questo è cambiato tutto. Adesso non ti sto dicendo che ho cambiato il telefono, chissà cos'è successo, ti voglio spiegare che questo con le riserve che possiamo avere nel cielo attraverso eh, eh, l'iCloud, ci posso tenere tutto, tutto il lavoro che facciamo, due anni di lavoro, tutte le chiamate, man mano che giro, come il tuo, mi compaiono le immagini, mi, perché c'è un sistema che non si vede, internet non si vede, però... Quando mi manca non posso fare niente, quando c'è, vedo le immagini, faccio le foto, me li riguardo, mi porta indietro, mi porto, non mi voglio più dilungare. La differenza tra questo e questo non sembra così a guardarli, ma c'è una differenza enorme perché questo mi fa far raggiungere eh, da tutte le parti, mi fa mandare. 4.500 WhatsApp, 4.500 messaggi nell'arco di pochi secondi. Mi permette perché? Perché c'è un'energia dentro che è fatta per ricevere immagini, parole, voce. Parlo e mi registra. È qualcosa di speciale. Quando noi siamo nati di nuovo. Il potere dello Spirito Santo attiva nella nostra vita, nella nostra vita, la differenza tra il non essere nato di nuovo e l'essere nato di nuovo. Te lo posso spiegare, sai perché? Perché io fino a 23 anni ho avuto una vita bellissima, la vita mi ha offerto tutto e non posso lamentarmi di niente. Mi mancava la grazia di Dio, mi mancava la nuova nascita. Quando Dio mi ha salvato, che mi ha rinnovato e ho sentito la sua presenza, è come una luce nuova che è arrivata. E per non perderlo mi ricordo che facevo il portiere d'albergo a Lugano e interprete. Ho lasciato quel tipo di lavoro perché avevo paura di perdere la grazia di Dio, perché quella era una vita molto mondana. Sono andato a fare il camionista su un'impresa di costruzione perché per me la vita spirituale è la ricchezza più grande che l'universo abbia potuto riversare nella mia vita attraverso la presenza dello Spirito Santo. Detto questo, ti voglio dire in parole diverse quello che Gesù ha detto a Nicodemo. Se non sei nato di nuovo non puoi vedere il regno di Dio. Questo qua lo posso sbattere vicino al muro, posso fare tutto quello che voglio. Non vedrò mai le immagini, mai, 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 mai. Perché è fatto che non può essere usato con internet. Tu vuoi essere la persona più brava di questo mondo? Me lo sono già posto questo, questa domanda. Molte volte, subito dopo la mia conversione, cercavo di parlare a tutti del Signore. Ho trovato delle persone più brave di me. Ho detto: Signore, ma allora cosa devo dire a questo? Per questo è più bravo di me? Il Signore mi ha detto una cosa importante: che te la dico, questa persona può essere un grande esempio per tutti quelli che sono sulla terra però non hanno nulla a che fare con il regno di Dio. Questa persona non è nata di nuovo, è un campione per questo sistema, ma non per questo, non per il regno di Dio. Quelli che non sono nati di nuovo non hanno la concezione di che cos'è l'entrare nel vedere le cose del regno di Dio. Ieri mattina abbiamo letto che hanno la mente velata hanno gli occhi del cuore ma non vedono perché sono ciechi. E la grazia di Dio non è un vantaggio personale, però bisogna saperle queste cose perché l'Evangelo, e noi siamo cristiani, lo dobbiamo sapere. Noi ci facciamo troppo scrupoli di parlare del Vangelo molte volte. Non parliamo di nuova nascita, non parliamo dell'inferno, non parliamo del peccato. E di che cosa parliamo? Il cristianesimo cosa dice? Dice che se non abbiamo Gesù come personale salvatore ci aspetta l'inferno, è inutile che ci giriamo intorno. Che ci credi o non ci crede, non ha importanza. Sappiamo che c'è un inferno dove i dannati vanno nell'inferno e coloro che hanno accettato Gesù Cristo come loro personale salvatore vanno nel cielo nella gloria di Dio. È inutile che ci giriamo intorno a dire le aggiustiamo le parole. No, 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 no è il Vangelo, è la verità di Dio. Stamattina vogliamo vedere un'altra cosa importante. I segni che accompagnano la predicazione del Vangelo, guardiamolo insieme e leggiamo insieme. Marco 16, 17 dice così, or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni e vedremo che cosa dice dopo. Parleranno in lingue nuove. Ora, non sono limitati ai tempi apostolici questi segni. In nessuna parte della Bibbia c'è scritto che questi segni erano solo per l'era apostolica. Assolutamente no. I segni confermano i ministeri degli ambasciatori del Vangelo in ogni generazione. Ogni generazione ci sono coloro che hanno visto i segni della presenza del potere di Cristo risorto contro le forze del male, contro le, le forze dell'avversario. Cacciare i demoni, parlare nuove lingue. Ma che tipo di lingue? Sono lingue celesti. Se guardiamo in 1 Corinzi capitolo 13 verso 1 abbiamo il gancio dove ci fa comprendere che cosa dice la parola del Signore. 1 Corinzi 13 1. quand'io quando io parlassi le lingue degli uomini, ci sono le lingue degli uomini e degli angeli. Gli uomini possono parlare le lingue degli angeli, perché ci sono degli angeli che amministrano la volontà di Dio per esserci di aiuto. Lingue degli angeli che servono chi serve il Signore. Io prendo qualche verso giusto per comprendere insieme perché è molto importante. Gli angeli servono per servire coloro che servono il Signore. I demoni servono per servire il nostro nemico. Gli angeli servono per servire coloro che servono Dio. Leggiamo insieme in Matteo 4:11, quando Gesù superò la tentazione, il nemico cercava in tutti i modi di far fare la stessa cosa che fece fare. Deva Ad e Adamo. Con Gesù non ci riuscì. Questa figura che Adamo era senza padre, il padre era Dio, e questa figura del secondo Adamo, venuto in carne, diventato figlio dell'uomo, era come Adamo, senza padre umano, figlio di Dio, il diavolo provò e riprovò a fare la stessa cosa ma non ci riuscì allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli vennero a lui e lo servivano allora è chiaro ci sono degli angeli ci sono le lingue degli angeli lingue celesti che comunicano con il cielo gli angeli si abbassano per servire. Gesù era in carne, Gesù era nel deserto, Gesù era fisicamente uomo, figliuolo dell'uomo. Ed ecco, degli angeli vennero a lui e lo servivano. Che lingua parlava Gesù? Gesù parlava la lingua degli angeli, gloria al Signore, perché è il figlio di Dio. Come a Gesù non c'è in nessuna parte della parola che il fenomeno si ferma, questo fenomeno speciale di comunione tra il cielo e la terra. Guardiamo in Marco 16, 18, avevamo letto il verso 17 e ora continuiamo, continuiamo il verso 18. Dice, prenderanno in mano dei serpenti. Prenderanno, vuol dire anche rimuovere, scacceranno. Noi sappiamo che la figura dei serpenti non è prendere i serpenti in mano ed essere degli incantatori di serpente secondo, secondo riti, riti eh, satanici o demoniaci. Vuol dire scacciare, rimuovere le forze dell'avversario che nel regno dello spirito hanno come la forma di serpenti, hanno la immagine, nella immaginazione ci portano che vengono da parte del nemico. Rimuovono serpenti, non incantatori di serpenti, ma rimuovere forze malefiche nel nome di Gesù Cristo, scacciare. Queste forze nel nome di Gesù. Se pur bevessero alcunché di mortifero, non ne avranno alcun male. Seconda parte, dice, se involontariamente mangiano cose maleficiate oppure con sostanze mortifere, non fanno effetto sulla persona. Tanti missionari che sono andati in ambienti pagani, hanno girato per il mondo portando l'Evangelo. Si sono trovati spesso di fronte a cibi che erano stati messi male, erano maleficiati e compagnia. Non ne hanno subito nessun. Missionari che vanno, hanno fatto queste esperienze in mezzo ai pagani, hanno testimoniato della protezione divine, divina. Cibo oppure bevande impure. Non ne, avranno, non ne hanno ricevuto male, perché la protezione divina continua a mantenere, ad aiutare coloro che servono il Signore. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. È chiaro che l'impartizione della preghiera contro le malattie è data ad ogni credente, quelli che credono nel Signore. Aspetta, devi avere una grande passione di voler vedere la persona che gli vuoi bene e ti dispiace che vive male. Tu puoi pregare il Signore mettendogli le mani nel nome del Signore Gesù Cristo, devi desiderare. In parole diverse devi avere la stessa passione che aveva Gesù. Gesù quando si muoveva a compassione dice la parola del Signore. Aveva compassione delle persone, compenetrava nel dolore, voleva, il bene che voleva alla persona. Voleva che Dio fosse intervenuto col suo potere. E Gesù si metteva all'opera solo quando aveva compassione. Compassione della persona che soffre. Noi come credenti non, non abbiamo l'autorità di fare questo, ma l'autorità viene quando noi vogliamo con tutto il cuore vedere la persona che stia bene. E abbiamo fatto tutto e non sappiamo cosa fare. Possiamo fare ancora una cosa: mettere, prendere la sua mano, toccarlo come impartire come vogliamo. Chiediamo a Dio, dicendo al Signore di guarirlo, nel nome del Signore, ed essi guariranno. I credenti possono fare questo, i credenti sono autorizzati a fare questo. Se tu hai qualcuno che sta male e ti dispiace, ci puoi andare vicino con tutto il cuore che preghi il Signore, allora tu vedrai, non gli devi far comprendere che chissà che cosa vuoi fare. In semplicità, qualcuno ti dice non ce la faccio più, ho un dolore che non, non... dammi la mano, preghiamo il Signore insieme, vedrai che il Signore risponde, attivare la fede vuol dire fare, intervenire il Signore che noi lo invochiamo, Egli risponde alla fede. Abbiamo testimonianze che non finiscono mai, mi mancherebbe il tempo di poterne parlare. Se tu sei un credente, una credente, e desideri che la persona che sta soffrendo, e tu la vuoi aiutare, non sai come, e dai compassione di quella persona, non ti fermare di fare questo. Non ti costa nulla. Vedrai cosa può succedere. Noi dobbiamo esercitare la fede nella parola del Signore e Dio onora la Sua parola, perché Gesù è sul trono ed Egli mantiene le promesse che ha fatto. Guardiamolo insieme. Benedetto sia il Signore. Le mani agli infermi. Guardiamo nel verso 19, insieme lo guardiamo. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. Mentre era sulla terra diceva cosa potevano fare. Quando è partito guardiamo insieme dove è andato e cosa hanno fatto dopo. Dio ci deve aiutare. Il messaggio della parola è come un eco che viene dal cielo da parte di Dio e attraverso la bocca dei suoi servi fa eco nella mente e nel cuore di coloro che ascoltano la parola. Guardiamo nel Salmo 110 verso 1 un salmo profetico che poi vediamo negli atti degli apostoli dove viene riportato come l'adempimento che era stato anticipato per dichiarare la posizione del Messia risuscitato. L'Eterno ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabbello dei tuoi piedi. Dio ha detto a Gesù, siediti alla, alla mia destra. Dove è andato Gesù che abbiamo letto? È andato nel cielo e siede alla destra del Padre finché mette sotto i piedi tutti i suoi nemici. Ha già la vittoria, ma ogni giorno il Signore attraverso la predicazione del Vangelo, mette sotto i piedi quelle forze che vengono fuori dalle persone che vengono liberate e salvate. La vittoria nella pienezza dello Spirito Santo. Atti 2, 34. Ora viene riportato l'adempimento di quello che era profeticamente parlato. Davide era un profeta, era profeta pure. Perché era stato unto re e profeta. Poiché Davide non è salito in cielo, anzi Davide stesso dice: Il Signore ha detto al mio Signore, Siedi alla mia destra. Verso 35: Finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabbello dei tuoi piedi, Cosa dice Pietro ispirato e guidato dallo Spirito Santo? Vede il completamento della profezia del Messia profeticamente anticipato mille anni prima da Davide che si sta adempiendo nel giorno della Pentecoste, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgambello dei tuoi piedi. Il risultato che Gesù Cristo è alla destra di Dio. La Pentecoste è il segno che Gesù è il Signore. Il risultato dell'effusione dello Spirito Santo che Gesù aveva promesso, che era la promessa del Padre, vuol dire che nella posizione in cui è Gesù ha il potere ed è il Signore. Gesù è il Signore. Il padrone è Lui che governa tutto per le cose del regno di Dio. Questo suo potere Egli lo ha dato ai credenti, a coloro che camminano con Lui. Questo potere ci dà la forza, il potere di amministrare e combattere le forze dell'avversario nel suo nome e col suo potere. Guardiamo in Efesini 6:12 contro quale combattimento egli ci ha chiamati a combattere promettendoci la sua assistenza, la sua presenza e col suo potere la vittoria. Efesini 6:12, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati dell'avversario contro le potestà dell'avversario, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, sono sopra di noi, intorno a noi e il luogo celeste è anche dove noi viviamo perché il cielo, ho già detto qualche volta, comincia sotto i nostri piedi e che ci ha dato potere per combattere queste forze. Malefiche, guardiamo cosa dice Pietro nel contesto di quello che abbiamo letto. Atti 2, 33. Cosa dice Pietro? Vediamo. Dice che questo che voi vedete, egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, Gesù, e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, perché quando Maria Maddalena lo voleva toccare, Gesù ha detto, non mi toccare ancora perché io non sono ancora salito al Padre mio e al Padre vostro. Non aveva completato e portato davanti al trono della grazia di Dio il sangue del patto che veniva presentato nel luogo, nella presenza di Dio, dopo che è salito al cielo e ha portato a compimento l'opera e ha ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso che egli continuava a dire, voi riceverete e quando lo ha sparso nel giorno della Pentecoste, ha sparso quello che ora vedete e udite. Gesù è il Signore ed è Lui il, il Salvatore ed è Lui il Battezzatore nello Spirito Santo. Se tu vuoi essere salvato, in nessun altro è la salvezza, poiché non c'è sotto il cielo un altro nome che sia stato dato agli uomini per poter essere salvato, Gesù Cristo. Se tu vuoi essere battezzato o battezzato nello Spirito Santo, non c'è un altro che Dio ha affidato questo compito se non Lui. Noi possiamo intercedere, possiamo pregare il Signore insieme, possiamo impartire insieme perché Dio si serve del ministero di coloro che vengono mandati da Lui. Ma chi rilascia la benedizione della presenza dello Spirito Santo nella tua vita è Gesù perché essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora voi vedete e udite, ed è stato l'inizio della Chiesa e fino alla fine dei tempi sarà sempre lo stesso, perché incrementerà sempre di più, aumenterà sempre di più, Attraverso la predicazione del Vangelo, il messaggio di Cristo continua ad essere accompagnato da queste realtà: salvezza, guarigione, liberazione, battesimo di Spirito Santo e unzione di Spirito Santo, e risposte per confermare che il messaggio viene da Dio. Dice che noi abbiamo vittoria in Cristo. Perché lui è il capo. Hmm. Adesso guardiamo anche questo che è bello da vedere. Leggiamo insieme in Efesini capitolo 1 verso 22. Oh gloria a te, Signore, che sei speciale, ti ringraziamo, Signore. Efesini 1 22. Ogni cosa egli ha posto Dio, posto sotto ai piedi e lo ha dato per capo supremo della Chiesa, il capo. Gloria al Signore. Cosa abbiamo noi il capo? Tutto quello che facciamo viene dal capo, dal nostro capo, dalla nostra testa. Le cose che noi facciamo ce le dice la testa, siamo comandati. Egli è il capo del corpo che è la Chiesa. La Chiesa è il corpo. Quando ci inseriamo nel corpo di Cristo, quando noi crediamo in Lui ed entriamo in Lui attraverso il battesimo, veniamo innestati in Cristo e Lui penetra attraverso la nuova nascita nella nostra vita e il divino penetra nell'umano. E l'umano si annulla per entrare nel divino, nel corpo di Cristo, la Chiesa mistica, la Chiesa presente nel corpo di Cristo come capo ed ognuno di noi è un membro che si muove come si muovono le mie dita, gloria al Signore. E fluisce il potere e il benessere nel corpo che è la Chiesa. Le indicazioni che vengono dal capo, così si muovono i membri, sta gamba si muove così, sta gamba si muove così, questo braccio fa così, quest'altro fa così, chi glielo dice? Il capo. Noi siamo il corpo di Cristo. Guardiamo nel verso 23, dobbiamo essere guidati da lui, perciò il Signore ci aiuta a comprendere che è il corpo di lui, la Chiesa è il corpo di lui. Forse dobbiamo rileggere dal 22, così fluisce meglio, Michele. farli scattare uno dopo l'altro. Ogni cosa egli ha posta sotto ai piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, virgola, che è il corpo di lui. Dio quando vede il capo vede tutto il corpo e fa fluire il la presenza dello Spirito Santo che attiva il nostro spirito. Quando arriva Internet, attiva da sto piccolo marchingegno e tutto com comincia a funzionare, immagini, parole, il, il microfono, tutto perché quando arriva l'energia tutto si muove. Il corpo di lui è il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. E noi chi siamo? Ognuno di noi è un membro che fa parte della Chiesa, e ognuno di noi è chiamato a fare un servizio diverso dall'altro: l'occhio a guardare, le palpebre per chiudersi nel pericolo, le sopracciglia per non fare scendere l'acqua nell'occhio, eh, nell il naso per odorare prima che. Ogni, ogni cosa è posizionata. Al posto giusto, così è la Chiesa di Cristo. Ognuno nella Chiesa ha un compito affidatogli dallo Spirito Santo, che è l'energia, la presenza di Cristo nella nostra vita, che fluisce attraverso l'energia che emana e viene da parte di Dio attraverso lo Spirito Santo nella nostra vita ed energizza tutto. Alla nostra vita secondo le direttive del capo. La Chiesa è colui, colei che è legato dallo Spirito Santo che mette le forze dell'avversario sotto i nostri piedi. Il potere divino permette di sconfiggere e di mettere sotto i piedi. Lui deve mettere tutto sotto i piedi, ma ha dato il potere a noi di mettere sotto i piedi coloro che regnavano nel nostro corpo prima di avere conosciuto il Signore. Eravamo dominati, ma il Signore ci dà l'autorità di, di schiacciarli. Guardiamo un esempio nella parola del Signore che si trova in Giosuè, capitolo 10, verso 24. Noi parla, abbiamo parlato anche di combattimento. Per penetrare nella terra promessa Giosuè aveva dei re che dominavano dove lui doveva andare. E allora, quando è nel combattimento, Dio che guida questo uomo, questo Giosuè, allora Giosuè dà un segno di cosa Dio gli spiega che deve fare. E quando ebbero tratti dalla spelonga e menati a Giosuè quei re. Giosuè chiamò tutti gli uomini di Israele e disse ai capi della gente di guerra che era andata con lui, accostatevi, mettete il piede sul collo di questi re. Quelli si accostarono e misero loro, vai avanti, il piede sul collo. Perché tutta questa scena? Perché questo potere per occupare la terra promessa che Dio dava al suo popolo resta per i credenti di tutti i tempi per combattere le forze dell'avversario che ha dominato fino a un certo punto. Ma quando subentra il potere divino attraverso l'esercito terrestre, che il popolo di Dio, noi sulla terra siamo l'esercito di Dio, egli ci dà il potere e queste forze che vengono schiacciate sotto i nostri piedi, nel nome potente di Gesù Cristo. E con la fede e il potere di Dio. Guardiamo nel verso 25 cosa dice Dio. Dio è grande veramente. Verso 25 dice. E Giosuè disse loro: la parola nome Giosuè vuol dire anche Gesù, Ishua, che Dio gli fece cambiare il nome perché è un prototipo del Messia che doveva venire. E che, come Dio dava il potere a Giosuè di amministrare le cose del regno di Dio, Dio ha dato a Ishua, a Giosuè il suo figlio, e dichiara a noi, non temete, non vi sgomentate, siate forti e fatevi animo, perché così farà l'Eterno a tutti i vostri nemici contro i quali avete a combattere. Perciò noi possiamo, forse per capire che tipo di combattimento noi credenti abbiamo, forse per capire bene, voglio rileggere questo e poi leggiamo insieme. E Giosuè, cioè in valore diverso, e Gesù dice, non temete, non vi sgomentate, siate forti e fatevi animo, perché così farà l'Eterno a tutti i vostri nemici contro i quali avete a combattere. Quali nemici? Passami per cortesia. Efesini 6, 12. Efesini 6, 12. Alleluia. Il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, ci dobbiamo chiedere, ma crediamo? Ma se noi non ci muoviamo perché aderiamo e mettiamo in pratica il Vangelo, un credo così artificiale non ci porterà mai da nessuna parte. Un investitore che crede in un grande investimento e non investe veramente è un investitore che non farà mai fortuna. Se tu credi che nel terreno che devi comprare, c'è un tesoro e parli solo e non ti metti a scavare, quel tesoro non lo prendi mai. Poiché il combattimento nostro, adesso stiamo parlando di Giosuè, Giosuè è l'esempio che si trasferisce a noi, che siamo l'esercito divino per entrare nella terra promessa poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, non è contro i re della spelonga che hanno uscito, ma contro il re che vuole dominare sulla tua vita e tu col potere di Gesù Cristo hai il potere di metterlo sotto i piedi nel nome di Gesù Cristo, contro le potestà. Contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, contro le stregonerie, contro tutti questi, questi vigliacchi demoni che nel nome di Gesù Cristo non possono restare dove sono, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Benedetto sia il Signore. Guardiamo il verso 20 del capitolo 16 di Matteo, cosa ci dice? Signore ci ha dato un Vangelo potente, fratelli, il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Marco 16:20, benedetto sia il Signore, il Signore ci ha dato qualcosa di grande, fratelli, sorelle, svegliamoci, specialmente tu che hai difficoltà con il nemico che ti tenta, che ti provoca. Reagiamo con il potere di Cristo, consacriamoci al Signore, cominciamo a cercare Dio, cominciamo ad invocare il Signore, cominciamo a servire il Signore nella giusta direzione. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Quali segni? Quelli che Gesù aveva detto nei versetti precedenti, forse li dobbiamo rileggere. Rileggiamo dal verso 17, Michele, fino al verso 20. Così abbiamo un quadro chiaro e diciamo, Signore: ma se l'Evangelo ha tutto questo potere perché è come, come quello che ha un grande conto in banca e si muore di fame, come bisogna fare per andare a prenderlo? Or, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio. Cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove. Vai avanti, prenderanno in mano dei serpenti. Non incantatori di serpenti, s faranno sgrideranno, smuoveranno, rimuoveranno. Scacceranno e seppur benessero alcunché di mortifero o di maleficiato non gli fa niente. Io mi ricordo mia moglie che c'era una maga sotto casa sua, stavano proprio lì, lei diceva sempre con mia suocera che non era convertita, io posso tenere abbata tutto il paese, ma a tua figlia e a tuo marito non posso fare niente perché il potere di Gesù Cristo era su quell'uomo che pregava insieme con la figlia, il Signore, il potere di Dio è grande. Non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Verso 19. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio e come risultato mandò lo Spirito Santo e fece spiegare che la realizzazione delle parole profetiche dette da Davide si erano adempite e lui era alla destra di Dio per riversare sugli apostoli e far partire la Chiesa Nuova, la Chiesa di Gesù Cristo. Verso 20 e quelli se ne andarono. Gesù andò al posto suo e quelli se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola coi segni che accompagnavano la parola di Gesù Cristo. Benedetto sia il Signore, questo è il Vangelo. Il Signore ci deve dare grazia di avvicinarci l'umiltà al Signore e dire, Signore io voglio fare la tua volontà, fammi comprendere, è tempo fratelli che leggiamo l'Evangelo, leggiamo, sai com'è nata l'Opera Pentecostale? Di un gruppettino di credenti, che leggendo negli Atti degli Apostoli il verso 38 e 39, il verso 38 del capitolo 2, lo vogliamo leggere insieme questa mattina. Mentre meditavano la parola, leggevano la parola e cercavano di scoprire, atti 2:38, cercavano di comprendere cosa dice la parola. Atti 2:38 Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo? Verso 39. Sì. Quando questi credenti, piccolo gruppo, forse quando ce ne sono a casa tua. Quando arrivarono al verso 39, dissero, ma questa la parola dice che la promessa è anche per noi. Ehi, ma come, ma noi non abbiamo mai visto. Ebbene, preghiamo il Signore che ci riveli e lì è stata la scintilla che Dio ha incominciato a risvegliare quei pochi credenti. E oggi ci sono milioni e milioni e milioni e milioni e milioni e milioni di uomini e donne battezzati nello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani non lontani da Gerusalemme forse in India lontani nel tempo nel, nello 033 dopo Cristo fino lontani alla fine dei tempi per quando il Signore Dio nostro ne chiamerà ciò vuol dire che sei incluso anche tu sei inclusa anche tu quando cerchiamo il Signore con tutto il cuore, la promessa è anche per noi e vedremo i segni, noi li vediamo tutti i giorni, tutti i giorni ci sono persone che ci chiamano, delle risposte che ricevono dal Signore, a Dio solo deve, è Lui che li fa, noi non li conosciamo, non li sappiamo, è Lui e noi glorifichiamo Dio perché Egli continua ad operare aspettiamoci grandi cose dal Signore. Lo vogliamo ringraziare per la sua parola stamattina, ringraziamolo insieme. Signore ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo per la tua parola che essa dà certezza al nostro cuore perché la tua parola è verità. Signore ti prego per quanti insieme siamo insieme stamattina che... Ascoltiamo insieme, perché io pure ho bisogno di ascoltare la tua parola, ho bisogno di essere guidato dallo Spirito Santo. Parlaci, continua a parlare, addirizza i nostri passi nei tuoi sentieri e aiutaci a servirti meglio. Padre Dio, te lo chiediamo insieme, nel nome di Gesù Cristo, che è alla tua destra ed ogni potestà gli è stata data in cielo e sulla terra, e noi ti ringraziamo, Signore. Benedici il tuo popolo, te lo chiediamo Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Questa mattina abbiamo letto in Marco capitolo 16, dal 17 al 20, 1 Corinzi 13 1, Matteo 4 11, Marco 16 18 e 19, Salmo 110 1, Atti 2 34 35. Efesini 6, 12, Atti 2, 33, Efesini 1, 22 e 23, Giosuè 10, 24 e 25, Marco 16, 20, Atti 2, 38 e ci siamo fermati qui. Prendi nota di queste, fallo stare qualche poco che possono prendere nota perché qualcuno mi ha telefonato dicendo che non aveva fatto in tempo, veramente non mi ha telefonato, aveva chiamato e ha lasciato il messaggio, ha lasciato il telefono aperto per dire che voleva sapere e sono andata a sentire il messaggio e ho sentito che lei parlava con un altro nel dire non sono riuscita a prenderli tutti, come dire... Trattieni un poco di più perché c'è chi ha bisogno di un poco di tempo per poter scrivere quello che sono i versi da leggere, perché il Signore ti vuole parlare attraverso la sua parola, ti vuole parlare dove sei, senza che ti muovi e ti sposti, Dio è insieme a te la sua presenza, vai alla sua parola con uno spirito di preghiera e di Signore, fammi comprendere la verità tua, prega il Signore che ti dia luce. Un'altra cosa che ti voglio dire, se il Signore ti mette nel cuore di esserci di aiuto, abbiamo veramente bisogno, se tu senti nel cuore, fallo prima possibile. Il nostro conto corrente è indestato a parole di vita, è il 31 25 709 conto corrente postale 31 25 709 nella causale ci metti offerta a tv dove c'è il mittente ci metti il tuo nome segnatelo se senti nel cuore non rimandare trova come poterlo fare è un'ubbidienza che fai al Signore e il Signore ti benedice. Tu lo conosci già, perché se sei credente sai che il Signore quando benedice benedice veramente. È come dire che tu vai a seminare un seme per ricevere una benedizione della tua partecipazione per l'avanzamento del regno di Dio. Pace, ci vediamo stasera, Dio piacendo. Allora questa sera dalle sette e mezza alle otto, otto e dieci massimo preghiamo insieme, poi noi preghiamo per conto nostro e tu puoi continuare a pregare, sappi però che comunque noi siamo qua, puoi continuare a pregare il Signore, perché devi imparare a pregare, non puoi vivere dipendere sugli altri, devi piano piano imparare ad avere comunione col Signore, deve essere un rapporto tuo con Dio e lo puoi alimentare attraverso la preghiera. Falla ad alta voce così ti eserciti a pregare col cuore, coinvolgi il cuore e parli con Dio. Quando non parli, Lui ti sente lo stesso perché parli dentro di te o sottovoce, ma impara a pregare, a comunicare con Dio, perché vedrai che avrai delle grandi soddisfazioni spirituali sentirai che molte volte mentre tu parli egli ti risponde proprio a riguardo di quello che tu stai dicendo a lui ci vediamo questa sera pace Dio ti benedica e compi opere di avvicinamento a Dio avvicinati a lui che vuol dire avvicinarsi a Dio Vuol dire che quelle cose che ti fa sentire che tu devi fare, quando tu rispondi a fare quello che ti dice, e vuol dire che ti stai avvicinando attraverso la tua volontà a Lui, non ti puoi avvicinare fisicamente, ci avviciniamo con l'ubbidienza a quello che Lui ci fa comprendere. Pace, Dio ti benedica, ci vediamo stasera.